rassegna nazionale di musica nella scuola, un nome prestigioso oggi a Rieti, centro d'Italia, per parlare di musica, ma non per parlarne in livello puramente teorico. Lui ha fatto la storia della musica nella scuola, della pratica della musica a scuola. Lui è Luigi Berlinguer, che accogliamo con grande entusiasmo oggi a Rieti e con riconoscenza per ciò che ha saputo creare in momenti in cui, soprattutto in alcuni istituti, parlare di musica, mi consenta, era vista addirittura come una bestemmia. Beh, in effetti non si capisce perché nella scuola non si pratica l'arte e si pratica solo il ragionamento. Le conoscenze sono per ragionare, ma non si coltiva un bisogno naturale di qualunque essere umano. E la musica è sicuramente l'arte che più si adatta alla scuola, perché può cambiare l'intera scuola e perché il nostro cervello, che è fatto di due emisferi, ci porta a ragionare, però ci porta anche a gustare la bellezza, il bello. Una scuola senza il bello non è una scuola. Noi ci stiamo battendo e forse ce l'abbiamo fatta, perché il Presidente del Consiglio Renzi ha infilato dentro la legge sulla scuola, che sta proponendo ora alle Camere, l'accoglimento della nostra proposta che tutti i bambini, tutti i ragazzini, come imparano l'italiano, la storia, la matematica, la geografia e così via, devono anche imparare o a suonare o a cantare. Restituire l'anima al corpo vivo della scuola e dare movimento vitale e creativo ad una cultura vista non come acquisizione di un qualcosa di alieno, ma come sostanza stessa del vivere e della progettualità dei giovani menti in movimento. Sì, la scuola deve essere attraente, non deve essere respingente. Non deve annoiare, o comunque non deve essere considerata estranea nelle cose che si imparano. Purtroppo noi, se chiediamo a uno studente qual è la forma di attrazione forte che la scuola esercita, lo troviamo svogliato, lo troviamo distratto, lo troviamo... Certo, ce ne sono molti che studiano, però noi dobbiamo inserire un elemento di attrazione se vogliamo che tutti, perché ora tutti vanno a scuola, non solo i superdotati che vanno tutelati e lanciati, ma tutti i ragazzi, i bambini, quindi tutti i futuri cittadini, riescano ad imparare di più, sia perché si sforzano di studiare, che è necessario, sia perché prendono gusto e provano gioia a raggiungere certi risultati, e questo avviene soprattutto imparando a cantare o a suonare. Lei si trova di fronte a uno degli insegnanti referenti dei 40 laboratori laboratori musicali che lei finanziò con una legge speciale, avviando un po' questa piccola grande rivoluzione all'interno della scuola. E mi piace ricordare di averla vista protagonista in alcuni convegni a livello nazionale in cui furono invitati referenti di tutte le scuole italiane che per la prima volta parlavano insieme nel segno della musica e dell'arte il linguaggio comune della cultura più autentica. Sì, infatti quando ero ministro io partii istituendo i laboratori musicali e ne istituimmo intanto i primi 40. Rieti era fra questi e devo dire che fu l'inizio di un cammino che oggi sembra ci stia portando al risultato finale, cioè che ci sarà una legge che istituirà, per chi inizia a studiare nella scuola, anche la musica. Sembrava questo progetto essere tramontato in un momento diciamo meno felice di quella che era di quella che poteva e doveva essere la nuova progettualità scolastica, ma
in realtà semi vitali, non gettati al vento, ma seminati in terra fertile, stanno riportando oggi alla luce risultati che potevano sembrare fino a qualche tempo fa imprevedibili. Guardi, quando ho finito il ministero, io ho cominciato a fare questa battaglia, ero solo, mi pigliavano per matto, dicevano: perché devi trasformare la scuola in un divertimento? Eh sì, perché a studiare la musica ci si diverte, ma si fatica, ci vuole molto impegno, e quindi il massimo si può chiedere a un ragazzo, un bambino, è di impegnarsi, ma anche poi di essere felice, contento, di godere della gioia della produzione musicale. Ecco, allora all'inizio mi consideravano pazzo, batti e ribatti e ribatti, la costanza sembra che sarà premiata. E uno dei conferenzieri ha posto l'accento su un aspetto che appare abbastanza evidente, cioè la musica si impara facendola. Sì. Io, parafrasando un po' quel pensiero, vorrei poter dire della e nella scuola che anche la cultura si fa propria facendola, operandola, vivendola. Non c'è differenza fra il sapere, il saper fare e il fare. Devono andare tutti insieme. Non si può produrre musica senza correre su una tastiera con le mani. E le mani sono pensiero quando si suona. Le mani che dipingono un quadro sono pensiero. E quindi è anche l'artigiano, anche colui che in Italia crea attraverso la sua abilità, è anche insieme una forma di cultura. Fare questa distinzione oggi non ha più senso. Conclusione: se dovesse riassumere questo suo impegno virtuoso in una immagine, in un momento che le ha dato particolare soddisfazione, in una fotografia della mente o del cuore, quale immagine le verrebbe in mente? Un insieme di bambini che cantano, perché il viso di quei bambini, prima di tutto, è serissimo, perché loro devono svolgere un compito e si sentono grandi, ma poi cantando si divertono da morire. E questa è la scuola, bisogna faticare divertendosi e godendo. Luigi Berlinguer, Rieti, Centro d'Italia, in una rassegna nazionale di grande valore con capofila l'Istituto Comprensivo Angelo Maria Ricci. Grazie, grazie di cuore. Grazie infinite, arrivederci.